Alexandra Ocasio-Cortez, la bella Alexandra Ocasio-Cortez, dice: donna è bello. Sì, dice proprio così. La bella Alexandra Ocasio-Cortez dice: donna è bello, donna è bello. Il potere della femminilità. Beh, io la notizia ve la metto, come al solito, la notizia ve la metto con il link nel riassunto di questo video, così voi con un semplice click potete vedere la notizia. La bella Alexandra Ocasio-Cortez dice: donna è bello, e ha ragione, parla del potere della femminilità, e ha ragione. Io di questa situazione ho già parlato in questa mia opera storico-mitologica, vedete, La stirpe del serpente, che ora vola in tutte le librerie, vola, Dio quanto vola quest'opera. Brava cara Alexandra Ocasio-Cortez, donna è bello, sì, infatti la donna è la calamita, la donna è la calamita, l'uomo è il ferro è attratto dalla calamita. Beh, Arthur Schopenhauer, il grande Arthur Schopenhauer, l'autore della celeberrima opera Il mondo come volontà e come rappresentazione, soleva dire che la donna è una trappola della natura. Sì, era misogino, però è Arthur Schopenhauer. La donna è una trappola della natura. Io, Serafino Massoni, sono d'accordo con la bella, bella, bella Alexandra Ocasio-Cortez. E anch'io dico, donna è bello, donna è bello, donna è bello. Io ho fatto un celeberrimo video 10-15 anni fa, lo trovate su YouTube, Serafino Massoni, YouTube. Questo video celeberrimo di 10-15 anni fa, intitolato Che cosa vogliono le donne? Sì, che cosa vogliono le donne? E ho spiegato che cosa vogliono le donne. Donna è bello, sono d'accordo anch'io con la bella e brava girl che dice, Alessandra Ocasio-Cortez, che dice che donna è bello, la potenza della femminilità. Che cosa vogliono le donne? L'ho spiegato nel mio celeberrimo video, per l'appunto intitolato Che cosa vogliono le donne? Cosa vogliono le donne? Le donne in patriarcato, le donne, e l'ho spiegato qua, chiaro, l'ho spiegato qua, in questa mia opera storico-mitologica, in patriarcato la donna si vuole sposare, in patriarcato la donna si vuole sposare, e poi la donna sposata, prima o poi, resta vedova, perché il marito o muore in uno scontro automobilistico quando va in giro per affari, o va a morire in guerra, o muore per cause biologiche, perché l'uomo muore prima della donna, per cui quando il marito muore la moglie resta vedova, e come vedova tira la liquidazione del marito morto e tira pure la pensione di reversibilità, e da quel momento in poi vive felice e contenta. Ecco, hai ragione, tutto il potere della femminilità. Io di tutto il potere della femminilità ho parlato in questa mia opera storico-mitologica. Brava, brava Isabella Ocasio-Cortez, molto bene, molto bene. A te Isabella Ocasio-Cortez e a tutti voi, come al solito, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente. Ok.